Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono T e oggi siamo tornati sulle teorie di Five Nights at Freddy's. Oggi parleremo di uno degli argomenti più importanti della saga di Five Nights at Freddy's, ovvero del morso dell'87. Allora, tutto quello che sappiamo del morso dell'87 è quello che ci dice il tizio al telefono nel primo gioco. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Yeah, it's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know. Quindi sappiamo che è stata attaccata una persona che però è riuscita a sopravvivere senza il lobo frontale. Allora, il morso dell'87 può essere stato causato da molti degli animatronici. Ovviamente quelli che sono subito da scartare sono Bonnie e Chica. Invece Freddy e Foxy potrebbero averlo causato perché Freddy, come si può vedere in questa foto, ha delle impronte appunto di mani di bambini sulla faccia. Quindi sembra come che qualcuno l'abbia voluto respingere per fuggire da lui. Mentre invece anche Foxy può essere stato, perché appunto, come si può vedere, ha la mascella rotta e nel primo gioco è nel Pirate Cove col cartello Out of Order. Però, come sappiamo, il morso dell'87 è avvenuto appunto nell'87, cioè la data in cui è ambientato il secondo gioco. Quindi è probabile che, visto che il tizio al telefono non menziona proprio il morso dell'87, il morso appunto doveva ancora succedere. E secondo me personalmente succede nella notte 7, perché nella notte 6 il tizio ci dice che avremmo scambiati al turno di giorno. E quindi dovremmo stare molto vicini agli animatronici per assicurarci che non facciano male a nessuno. E quindi può essere che uno dei toy animatronici, per esempio Mangle, tipo ci attacchi mentre tentavamo di proteggere uno dei clienti. Però un'altra ipotesi può essere anche qualcuno dei Withered animatronici, quelli sempre presenti nel secondo gioco, ma che vengono utilizzati soltanto per i pezzi di ricambio. In questo caso la teoria non è molto plausibile, perché essendo che la guardia doveva tenere d'occhio i clienti, non avrebbe avuto alcun motivo di andare nel backstage per prendere qualcosa e venir morso da uno di essi. Quindi secondo me non è molto probabile che sia stato morso da uno dei Withered animatronici. Tornando invece all'ipotesi che il morso l'abbia dato Foxy, è probabile, perché Foxy è quello che ha i denti più affilati e ha l'apertura della bocca più ampia, e boh, ovviamente anche nel primo gioco ha la mascella rotta. Però se a dare il morso fosse stata Mangle, perché quando ti attacca Mangle si può vedere che proprio ti attacca dall'alto, proprio, cioè, come se ti dovesse mordere la testa. Quindi nel caso in cui Mangle abbia dato il morso, non è possibile spiegare perché nel primo gioco fuori dal Pirate Cove ci sia il cartello Out of Order. C'è un'ipotesi, però non è molto plausibile, che praticamente il cartello faccia parte dell'attrazione. Quindi magari i bambini, vedendo Out of Order, sono più incuriositi e vogliono appunto andare a vedere di cosa si tratta. Va bene, allora questo era tutto quello che avevo da dire sul morso dell'87, e ovviamente ci saranno altre teorie nel prossimo episodio.